se potessi tornare agli anni 90, chiederei a colui il quale di solito indossava questa maglietta col 903, ma anche col 203, cosa ne pensava di queste scarpe, le Kipran KS 900, delle quali qualche giorno fa abbiamo fatto un unboxing e che potrebbero essere indossate da molti podisti amatori nei prossimi mesi. Ma per capire di cosa stiamo parlando, partiamo come al solito dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di drop 8, 29 mm nel tallone, 21 mm nell'avampiede, 260 grammi nella taglia US 9, anche se Decathlon oppure Kipran preferisce indicare la taglia 42, siamo in Europa e lo standard fondamentalmente non è ancora stato approvato mondialmente, ma dal mio punto di vista non c'è bisogno di interpretare il famoso E1000, anche perché con questi sensorini che costano un patrimonio, siamo riusciti a capire in dettaglio cosa ne pensiamo di questa scarpa. A partire fondamentalmente dall'intersuola M-Foam, che è chiaramente una intersuola in Eva ma molto morbida al punto tale che l'abbiamo definita morbidosa, ho apprezzato lo spazio nell'avampiede che è assolutamente incredibile, anche se in effetti è piuttosto piatto e di conseguenza questa cosa potrebbe crearvi problemi a livello di numerazione, ma nella parte successiva il prodepodista vi racconterà come si è comportata dal suo punto di vista. Ho anche apprezzato il collarino della parte posteriore che rende la scarpa ulteriormente stabile e soprattutto adatta a tutti coloro i quali avessero potenzialmente problemi di pronazione. Ho analizzato tutti i dati con il sensore RunScribe e ho finalmente capito che questa è sicuramente la scarpa neutra più stabile presente sul mercato. Ho apprezzato il fatto anche che sia comunque una scarpa molto flessibile e al tempo stesso ha un battistrada fantastico che nei cambi di direzione vi consentirà ovviamente di gestirli al meglio. Nella parte anteriore c'è una presenza generosa di gomma, un'intagliatura perfetta che comunque non vedrà, per tutti coloro i quali dovessero correre nei sentieri, di vedersi incagliati dei sassi, anche perché secondo me il design è fatto molto molto bene. La vera questione è qui, lascio la parola al prodepodista, e capire se a livello di pricing, di prezzo, stiamo parlando di una scarpa che potrà essere venduta. Sicuramente il prezzo di listino è eccezionale, ma sappiamo benissimo che gli sconti sono quello che determinano se il podista compra oppure no la scarpa. Lascio comunque la parola al mio amico e mitico Andrea Soffientini, che dal campo di Garbagnate, o meglio dal mio giardino di casa, ci racconta pregi e difetti di questa scarpa. In conclusione posso dire che questa scarpa è davvero incredibile, I'm impressed. La questione vera è capire, per tutti coloro i quali corressero lentamente, se in effetti può essere adatta. E chiaramente il marchio Kipran non è ancora presente in maniera significativa e copiosa sul mercato italiano, vedremo se in effetti anche il podista amatore potrà utilizzarla. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, io vado a bermi un coffee con il mio mitico Mini. Ciao! Andrea, spero tutto bene e che tu sia pronto a gareggiare questa sera. Guarda, essere pronti non lo si è mai, vediamo cosa succederà stasera. A parte che se lo fai uscire oggi sto video qua, se no è già vecchio, potrei esservi già ritirato, aver già vinto, aver fatto schifo. Ogni video è sempre vecchio, anche perché ci vuole almeno 10 ore per montarlo, quindi non è possibile farlo così rapidamente. Ad ogni modo, oggi recensiamo le scarpe Kipran, che sono vendute a Decathlon, si chiamano Kipran, KS 900, cosa ne pensi di queste scarpe? Ma prima di tutto te le tiro. Sì, ma tu le tiri sempre così o così, ma fai, lanciamela piatta. Adesso la lancio bene, dai. No, guarda che la fa roteare apposta, per... guarda. Cioè, la vedi la differenza? Oh, guarda qua come bravo. A chi sono adatte queste scarpe? Guarda, secondo me è una scarpa, allora io peso sotto i 75 kg per fortuna ancora, però vanno benissimo quindi per chi pesa sotto i 75 kg, vanno bene anche per chi pesa sopra i 75 kg. Vanno bene per chi corre lenti come me a 4,30, 4,20, vanno bene per chi corre lenti a 5,30.
E secondo te per quali distanze le utilizzeresti? Dicevamo nel primo video che forse potevano essere utilizzate anche per i lunghi, confermi l'opinione iniziale? Confermo assolutamente l'opinione iniziale, adesso non saprei dirti se usarla per 30 km, io sicuramente percorrere 5 km per 30 km secondo me sono perfette, ti dico io farei un po' di fatica solo perché è un po' più pesantina e se devo correre lunghi maratona mi piace correre anche un pochino più svelti, in generale se dovessi correre 18-20 km a scazzo le userei sì assolutamente. Non sono così pesanti comunque perché sono di 266 grammi. Ok, allora la rimetto giù in maniera diversa. Mi piace una scarpa tipo una 2 per fare dei lunghi maratona, mettila giù così. Se devo fare invece i 18-20 km che faccio tutti i giorni va benissimo. Sì, no, sono assolutamente d'accordo. E invece a livello di ritmi, l'hai già detto, ma confermi che possono essere utilizzate anche ha un ritmo abbastanza importante. C'era stata venduta come una scarpa molto lenta, invece devo dirti che sicuro non è una scarpa da gara, ma non è neanche così morta come ce l'hanno detta. Io ci ho corso tranquillamente, non ho fatto fatica a portarla in giro, quindi segue molto la corsa. Ta morbidezza mi è piaciuta molto e la scarpa, guarda, forse avevo fatto anche qualche letto a 4.10 con questa qua, quindi ti dico, no, cioè letti a 4.10 miescolo, se sto bene, comunque sono su una scarpa che non mi fa andare troppo piano. Con una Bondi a 4.10 avrei fatto fatica, con questa qua invece non ho fatto fatica. Invece Andrea ti chiedo, a livello di podista amatore la suggerisci quindi, ripetiamo, per tutti i podisti? Credo che sia nata per podisti heavy e invece io per fortuna ancora per poco rientro in quelli un pochino sotto i 75 kg, ti devo dire che mi sono trovato bene lo stesso. Tra l'altro la mia caviglia quando l'ho utilizzata mi ha ringraziato perché comunque è molto protettiva. Adesso non vorrei far paragoni con altre marche, però davvero questa schiuma è ottima, è molto morbida, non morbidissima ma molto morbida, molto confortevole e molto protettiva, sì. Invece Andrea, a livello di spazio nell'avampiede, ti chiedo, prima domanda, calzata stesso numero o mezzo numero in più? Allora, intanto confermo stesso numero, il 9,5 mi hanno spiegato che è montato, la tua maglia è cucita su una parte inferiore di un 9 e quindi era da lì che nasceva il problema, bisogna vedere se è vero, ma il mio amico ha detto che si informava, il nostro amico Mattia. E ti devo dire che comunque col mio 9,5 mi sono trovato bene e quindi confermo stesso numero, l'unico appunto è che ci sarebbe piaciuto che questa parte fosse un attimino più abbondante per rendere ancora il piede più comodo. Sì, l'ho trovata un po' piatta, però confermo anch'io che il 9 per il mio numero è esattamente perfetto anche per il mio piede. Invece Andrea ti chiedo a livello di tomaia cosa ne pensi e che sensazione ti ha dato correndo? La tomaia vecchio stampo, ti ripeto l'unico problema è un pochino qua in avampiede, per il resto è una tomaia normalissima che fa il suo, un pochino pesante per l'estate più che altro anche perché è nera. Però per il resto davvero non ho trovato grossissimi problemi, conta che anche la parte qua del collo del piede è bella morbida e non dà problemi. Anche in allacciatura devo dire che non ho avuto di lamentarmi. Invece come hai visto il tallone e che sensazioni ti ha dato a livello di stabilità? Allora il tallone abbiamo detto che sembrava basso ma poi forse fasullo perché c'è un pezzettino di schiuma che risale un attimo. Di per sé fondamentalmente non è basso e non mi fa scappare via il piede, quindi va benissimo così. E per il resto è morbido, loro c'è tanta conchiglia e nell'ultima parte è abbastanza morbido, guarda qua che scappa via, bello cuscinoso. In effetti non sto più capendo niente perché qualcuno fa la conchiglia, qualcuno non mette la conchiglia, a qualcuno danno fastidio certe scarpe con la conchiglia, certe altre che non ce l'hanno gli danno fastidio lo stesso, non si capisce più niente, non riesco a capire sta roba della conchiglia o non conchiglia, faccio fatica a dire sì o no.
Invece a livello di intersuola, che è comunque il cuore di questa scarpa, questa intersuola M-Foam, come l'hai vista e cosa ne pensi? Da intersuola molto bene, i vecchi modelli erano abbastanza pesanti, abbastanza duri, non erano scarpe che mi facevano impazzire perché non erano né confortevoli né reattive. Questa qua è una buona schiuma per fare le corse lente. Non so, per fare le gare bisogna vedere cosa ha messo sulle X, però di questa non mi posso davvero lamentare per fare i lenti. Non è reattivissima, ma non è morta, è ammortizzata e morbida, quindi sono contento. Sarebbe da chiedere agli amici di Keep Run se hanno preso la mescola da Arkema, che è la stessa azienda che produce le mescole più famose di cui parlavi tu, oppure se invece è di un altro produttore, però sicuramente sono d'accordo con te, è assolutamente morbida. Nei prossimi giorni sarebbe bello anche fare un test in pista per capire quanto effettivamente sia reattiva, ma il tempo è sempre poco. E invece Andrea, ti chiedo a livello di battistrada come l'hai vista e nei cambi di direzione cosa ne pensi? Guarda, battistrada molto bene, l'avevamo già detto, gomma abbastanza dura che si consuma poco, intagliature giuste in generale nella gomma vulcanizzata, l'ho mai imparato. E poi guarda qua, questi grossi taglioni qua, a te non ti si sono incastrati i sassi, a me non mi si sono incastrati i sassi, quindi molto bene, e quelli lì fanno un sacco di grip, quindi direi molto bene. Considera che in Valle Olona ci sono 1 miliardo di sassi, quindi effettivamente non si sono incastrati nelle corse che ho fatto. Li hai contati tutti? Li ho contati, ho chiesto al mio coniglio di fare una misurazione. Invece Andrea, ti chiedo, a livello di durata, secondo te quanto dura questa scarpa? Mescola nuova, scarpa nuova, è tutto un po' da scoprire, sicuramente sotto 100 km se li fa, bisogna capire se dura anche un po' di più. Però potremmo fare un terzo video a questo punto sulla durata tra un po'. E invece Andrea, ultima domanda, ti chiedo, secondo te quando potremo testare davvero la scarpa che è il sogno del podista amatore, scarpa affordable con piastra in fibra di carbonio di In Casa Keep Run? Cavolo, l'hanno, come dire, sponsorizzata un po' di tempo fa, adesso ancora nei negozi non c'è e da quanto ho capito neanche le corsie preferenziali riescono a farla ad arrivare, quindi secondo me devi chiedere non a me ma In Casa per capire quando saranno disponibili. Però sono curioso almeno di capire com'è la mescola, perché vabbè, ormai il carbonio lo sappiamo, io so dell'idea che dia più stabilità che spinta, e bisogna capire la mescola, se è una mescola di quelle chewing gum che spingono o quelle un po' più durette. Vediamo se è più filo Vaporfly o più filo Adios Pro. Vabbè, lo vedremo vivendo, mi dispiace non averle ancora recensite qua sul canale, saremo comunque sicuramente i primi in Italia. Grazie ancora, ciao e alla prossima. Ciao, alla prossima.